Ciao a tutte, vi presento una nail art che ho chiamato nail art elegante. Innanzitutto, come base, ho steso la base attiva crescita della pupa. È la prima volta che la uso, l'ho trovata molto molto lucida, molto nutriente anche per le unghie. Una volta che la nostra base si è asciugata, ho applicato una doppia passata di questo smalto della Kiko, che è il numero 253. Spero riusciate a vedere il numero. Comunque il 253 della Kiko. La Kiko in questi giorni ha alcuni colori di smalto in offerta, e quindi io vado sempre a scegliere un colore tra questi. Non ne sono tantissimi, però questo qui mi piaceva, poi sulla tonalità del rosa. È uno smalto non coprente al massimo, nel senso che una sola passata, almeno per il mio gusto personale, non va bene, quindi doppia passata. Quello che è a favore di questo smalto è che si asciuga in maniera rapidissima. Una volta che il nostro smalto si è asciugato nel migliore dei modi, andiamo ad applicare degli adesivi. Ora, io ho scelto questi e andrò ad applicarli in modo tale che ogni unghia corrisponderà a quella esattamente della mano opposta, quindi pollice, pollice, indice, medio, anulare e mignolo. Ora, aspettiamo quindi che la nostra base asciughi e dopodiché andremo ad applicare i nostri stickers. Eccoci qua, lo smalto si è asciugato, io già ho applicato degli stickers sulle altre unghie, adesso vi faccio vedere come vado ad applicare lo stickers sull'indice in questo caso. Come ben potete vedere, questi stickers sono attaccati su un foglio trasparente e sotto c'è disegnata l'unghia, quindi voi saprete bene questo sticker su quale unghia andrà applicata, ad esempio sull'indice. Questi qui che ho già tolti, pollice, quindi indice, medio anulare e mignolo, quindi non avrete nessuna difficoltà. Allora, adesso ho lasciato libero l'indice perché lo andrò ad applicare e mi aiuterò con una pinzetta. E proprio come vedete il disegno, così attaccato sulla pellicola trasparente, così lo andrete ad attaccare sulle vostre unghie. Quindi passiamo subito alla realizzazione. Staccatelo sempre piano piano con la pinzetta per evitare che possa comunque rompersi stesso lo stickers. Quindi era applicato in questo modo, guardo un po' anche l'altra unghia e lo vado ad applicare più o meno allo stesso modo. Una forte pressione col dito, in questo modo qui, soprattutto come io sempre dico sugli angoli, e quindi alle parti esterne più che sugli angoli, lo fate aderire e passate ad applicare l'altro stickers, perché l'unghia, l'applicazione sull'unghia prevede due tipi di adesivi. Quindi ho staccato anche l'altro e lo andiamo ad attaccare in questo modo qui. Sempre una forte pressione, lo fate aderire. Ora, questa operazione dovete farla benissimo ogni unghia singolarmente. Quindi adesso io l'ho applicato sull'indice e andrò immediatamente a stendere il mio top coat, che è questo qui della Kiko, il gel look, molto molto denso, effetto colata. In questo modo qui. Ora qua.
Quindi questo qui, come ben potete vedere, è il risultato. Quindi ogni volta che andrete ad applicare un adesivo sull'unghia, forte pressione e applicate subito il top coat, che è questo qui della Kiko Gel Look Ultra Gloss Effect Top Coat, ultra glossy veramente. E io spero che questa nail art elegante vi sia piaciuta. Vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao!